Anticipazioni: il paradiso delle signore. La figlia segreta di Achille aiuta Cosimo. Il paradiso delle signore sta per regalare inaspettati colpi di scena, in particolar modo sulla vicenda di Achille Ravasi. Cosimo vuole a tutti i costi far emergere la verità, ma in questa sua battaglia è sempre stato da solo. Nelle prossime puntate, però, questo potrebbe cambiare. Ecco che cosa sta per succedere. Nelle precedenti puntate del Paradiso delle Signore, Cosimoma ha scoperto molti retroscena su Umberto ma attraverso la lettera che suo padre gli aveva lasciato un poco prima di perdere la vita. Da questo momento in poi, Bergamini si è lasciato prendere da una forte sete di vendetta, fino a compromettere anche il suo rapporto con la moglie, Gabriella. Le intenzioni di Cosimo sono arrivate ad un punto di svolta, nel momento in cui ha ingaggiato l'investigatore privato, Thomas Gallo. Quest'ultimo aveva il compito di indagare negli Stati Uniti per scoprire che fine avesse fatto Achille Ravasi. Il probabile omicidio dell'uomo, compiuto da Adelaide ed Umberto, avrebbe finalmente potuto incastrare l'odiato Guarnieri. Come svelano le anticipazioni, le cose non vanno bene nemmeno questa volta per Cosimo. Attraverso il suo braccio destro, Dante, Umberto, riesce a scoprire tutte le mosse di Cosimo e a rintracciare Thomas Gallo. Guarnieri, determinato a non far emergere la verità, offre una somma ingente di denaro all'investigatore perché smetta di indagare e di collaborare con Cosimo. Se vuole il denaro, infatti, Thomas dovrà dire a Bergamini che Achille è vivo. Non è mai stato sequestrato e dunque Umberto non ha commesso alcun reato. Il detective Gallo non si fa ripetere due volte questa proposta ed accetta, riferendo immediatamente a Cosimo che nulla di ciò che era stato supposto è accaduto. Cosimo si lascia andare allo sconforto ed è molto rattristato all'idea di aver perso l'unica arma che aveva contro Umberto. La cosa fa peggiorare nuovamente gli scontri con Gabriella, la quale inizia a chiedersi per quale motivo Bergamini sia così rattristato dalla notizia che Achille è vivo e sta bene. Umberto, intanto, continua a vivere nella preoccupazione, poiché si è reso conto che il suo nemico è ben più forte di quello che credeva. Effettivamente, il colpo di scena è ancora una volta dietro l'angolo e potrebbe andare a sfavore dei Guarnieri. Adelaide, grazie ai suoi numerosi contatti, viene a sapere un dettaglio su Achille Ravasi che potrebbe rovinare tutto. Adelaide viene a sapere che negli Stati Uniti vive una figlia segreta di Achille. La donna resta sconvolta, anche perché Ravasi non aveva mai fatto parola, né con lei, né con nessun altro, della presenza di figli. Inoltre, Adelaide inizia a temere, così come Umberto, che la ragazza possa avere un'idea di quello che è accaduto e possa anche aver intuito i responsabili. Mentre Umberto inizia a tranquillizzarsi, dopo aver ricevuto le scuse di Cosimo, il quale sostiene di non voler più fare nulla contro di lui, Adelaide ha la sensazione che la verità stia per emergere. Guarnieri la tranquillizza, sostenendo che tutte le prove contro di loro, che aveva raccolto Thomas Gallo, ormai sono raccolte in una cassaforte che non aprirà più nessuno. Ancora una volta, però, la tranquillità di Umberto è sbagliata. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, la figlia misteriosa di Achille potrebbe presto fare ritorno a Milano. La ragazza ha intenzione di svelare la sua identità a tutti e fare finalmente chiarezza sulle sorti del padre. È chiaro che questa potrebbe essere un'occasione molto ghiotta per Cosimo, il quale ha ancora intenzione di scoprire la verità su Achille, se questo può essere utile contro Umberto. Poiché anche i sospetti della misteriosa ragazza ricadono su Adelaide ed Umberto, immediatamente la giovane trova grande sintonia con Cosimo e decide di allearsi con lui. La figlia di Achille è apertamente contro la famiglia Guarnieri, la quale torna a temere di poter finire nei guai a causa di questa storia. Effettivamente, secondo alcuni spoiler, il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore porterà con sé anche la verità su Achille. La determinazione della sua figlia segreta ed anche quella di Cosimo portano lentamente la verità a venire a galla, anche per quanto riguarda la corruzione di Thomas Gallo. Quest'ultimo, infatti, non ha nessuna prova reale del fatto che Ravasi sia ancora vivo. Anche la sua stessa figlia, infatti, è convinta del contrario.
Voi, che cosa ne pensate? Credete che questa particolare alleanza rischierà di far finire nei guai Adelaide ed Umberto? A voi i commenti. Il paradiso delle signore. Anticipazioni. Il gesto estremo di Cosimo. Una delle vicende al centro dell'attenzione al paradiso delle signore, ultimamente, è quella di Cosimo. Bergamini ha perso tutto il suo denaro in un affare con Umberto e ha scoperto la verità su quest'ultimo attraverso una lettera lasciata da suo padre, Arturo. La disperazione potrebbe portare Cosimo a compiere un gesto estremo. Ecco che cosa sta per succedere. Poco prima delle nozze, tra Gabriella e Cosimo, su cui la Rossi non è mai stata particolarmente sicura, Bergamini ha appreso del decesso di suo padre Arturo. La situazione economica di Cosimo è subito peggiorata, ed è stato lui a doversi occupare di alcuni affari con Umberto. Grazie all'intervento di Federico, che ha sempre cercato di aiutare Cosimo, più volte Bergamini è riuscito a salvarsi. Alla fine, però, l'affare non è andato per il verso giusto. Inizialmente, il ragazzo non ha voluto svelare questa triste verità, neppure alla moglie Gabriella, che sospettava qualcosa. La stessa Rossi, infatti, aveva da poco trovato una lettera di Arturo, lasciata poco prima di perdere la vita. In quella missiva, Arturo raccontava quello che, secondo lui, era il vero volto di Umberto. Alla fine Gabriella è venuta a conoscenza della verità sulla situazione finanziaria di Cosimo. Convinta da Salvatore, gli ha fatto leggere la lettera scritta da suo padre. Come svelano le anticipazioni, ovviamente Cosimo crede senza alcun dubbio alle parole del padre ed inizia a provare un forte odio verso Umberto. Questo lo porta a commettere vari gesti sconsiderati. Bergamini si convince che Guarnieri abbia tolto la vita ad Achille, scomparso nel nulla durante il suo lungo viaggio di nozze in America con Adelaide. Intanto, Gabriella comincia a frequentare Salvatore, che le dà spesso tanti consigli utili. È stato proprio lui a suggerirle di raccontare tutta la verità a Cosimo. E continua a starle vicino, in un momento così difficile. Secondo alcune indiscrezioni, entrambi si rendono conto di provare ancora dei sentimenti. Soprattutto, passano molto tempo a ricordare quello che è successo tra loro e quanto sono stati felici in passato. Distrutta per la sua situazione familiare ed anche per il comportamento di Cosimo, che appare sempre più nervoso e concentrato sulla questione di Umberto, Gabriella si lascia andare con Salvatore. Tra i due scoppia la passione e a questo punto, alla Rossi, non resta che decidere se portare avanti il suo matrimonio oppure no. Contemporaneamente, Cosimo decide di fare le sue prime mosse contro Umberto. Durante un evento di grande portata, al Circolo, decide di intervenire, accusandolo pubblicamente di aver tolto la vita ad Achille. Naturalmente, queste affermazioni causano molto scompiglio e mettono in agitazione non soltanto Umberto, ma anche Adelaide. Quest'ultima conosce la verità sulla fine che ha fatto Ravasi e non vuole assolutamente che venga alla luce. Cosimo, però, si dimostra pronto a tutto, pur di smascherare Umberto. D'altro canto, ha intenzione di vendicarsi di chi ha fatto peggiorare così tanto la sua situazione finanziaria. Questa situazione, già molto compromessa per Cosimo, potrebbe però peggiorare da un momento all'altro. Le anticipazioni, sebbene non confermate, svelano che il personaggio subisce una drastica evoluzione dopo aver scoperto la verità sul conto di Gabriella. Dato che la Rossi non ha nessuna intenzione di abbandonare Salvatore, considerando l'amore che prova per lui, non manca molto al momento in cui svela a suo marito di volerlo lasciare. Gabriella prende la decisione di interrompere un matrimonio in cui non ha mai creduto e di cui non è mai stata convinta. Esasperato per la situazione ed anche per non essere riuscito a far emergere la verità su Umberto, Cosimo inizia a pensare di poter commettere un gesto estremo. Gabriella lo lascia definitivamente e abbandona la loro casa. E Bergamini è sempre più disperato.
Cosimo, arriva davvero a togliersi la vita? Sicuramente si tratta di uno degli spoiler più probabili, anche se non è da escludere che, in contemporanea, si sviluppi finalmente la vicenda di Achille Ravasi. Dopo essere sparito nel nulla, negli Stati Uniti, su di lui ci sono state poche notizie. Non si è nemmeno capito esattamente per quale motivo Adelaide chiedesse aiuto, nelle cartoline, e se si trovasse in una seria situazione di pericolo, con Ravasi. Per via della determinazione di Cosimo, che vuole smascherare Umberto ad ogni costo, tutto ciò potrebbe venire alla luce. I nervi tesi di Umberto ed Adelaide potrebbero favorire un cedimento, e quindi, finalmente, la scoperta della verità. Voi, che cosa ne pensate? Credete che Cosimo riuscirà nel suo intento? O alla fine, si toglierà davvero la vita? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.